In questo menu avevamo pensato di offrire dei prodotti così come sono, per cui la possibilità di sentire il prodotto a quanto più naturale possibile nella sua semplicità, per cui la selezione di formaggi, di latticini di cui la Puglia ha una grandissima, grandissima tradizione, per cui le burrate, la mozzarella. Per quanto riguarda invece il piatto di pesce, ho pensato di servire questo piatto di pesce crudo, per cui l'ombrina marinata con gli agrumi, però anche qui abbinato ad un prodotto tipicamente pugliese, tipicamente salentino. La Puglia ha dato fisionomia alla sua produzione agricola, no? Il settore del vino si è tipicizzato, il settore dell'olio, sono stati 10 anni ricchi quelli dell'ultima fase. Assolutamente sì, io credo la Puglia è cresciuta tantissimo, certamente il comparto enologico, il comparto della viticoltura ha dato un impulso notevole e i risultati si sono visti. Questo credo sia stato frutto soprattutto di quelle che sono state la volontà da parte dei viticoltori, delle aziende di investire e innovare, portare innovazione nelle proprie aziende e anche sicuramente portare innovazione in quella che è stata la comunicazione del prodotto. Vogliamo che questa occasione del piano di sviluppo rurale 2015-2020, 2014-2020 sia un piano che riesca a rilanciare l'agricoltura e a continuare a tenere l'agricoltura pugliese come eccellenza di questo paese, come eccellenza europea. La campagna Amica dà l'occasione, è il mezzo che consente ai produttori di superare il passaggio della grande distribuzione, per cui è vicina al consumatore attento, per cui riesce a fornire quel servizio del chilometro zero che tanti reclamano e che tanti apprezzano, che non sempre è possibile avere.